Anno nuovo, successo nuovo per il Gela, meglio di così non poteva cominciare il 2017 per il club bianco-azzurro. Domenica scorsa al Presti la squadra di Pietro Infantino ha annichilito il Pomigliano. I campani si presentavano forti dei loro 29 punti. I gelesi li hanno battuti sonoramente 3-0, scavalcandoli in classifica e raggiungendo la zona playoff. Una dimostrazione di forza sotto tutti gli aspetti. La squadra ha fatto una grande partita, e tornavamo dalle feste, il ritorno dalle feste è sempre un'incognita, però i ragazzi hanno lavorato bene durante la sosta, ci tenevamo tutti a vincere la partita perché i nostri tifosi lo meritano, la società lo merita, abbiamo lasciato qualche punto tra le mura amiche e quindi ci tenevamo a iniziare col piede giusto per proseguire questo nostro splendido campionato. Finalmente, dopo due pareggi di seguito, Bonafini e compagni sono riusciti a vincere dinanzi al pubblico amico. Che il vento sia cambiato? Anche altre partite in cui non siamo riusciti ad ottenere la vittoria, la squadra ha fatto bene, ha creato parecchie occasioni da gol. Io direi che fin quando vedo la squadra così compatta e vogliosa c'è da stare tranquilli. E chiaramente succederanno altre partite dove, nonostante le buone prestazioni, non si riuscirà a vincere, non dovremo assolutamente creare problemi o caricare di particolari ansie i ragazzi. Noi sappiamo qual è il nostro percorso da fare, cercheremo con tutte le nostre forze di impegnarci, onorare questa maglia e cercare di arrivare quanto più in alto possibile. Domenica Nassi e compagni saranno di scena in Calabria contro il Sersale. L'impegno, dati alla mano, non è ostico considerato che si giocherà contro l'ultima in classifica, ma il calcio, lo ricordiamo, non è una scienza esatta, dunque occhi aperti. Andiamo a guardare le ultime 5 partite che il Sersale ha fatto in casa, ne ha persa soltanto una e non meritatamente contro la Cavese, quindi è un avversario che non è assolutamente in disarmo, è un avversario che gioca su un campo in terra battuta e quindi ci sarà di bisogno di una prova maiuscola e del miglior Gela per ottenere bottino pieno a Sersale.